stiamo combattendo da anni, ma su due fronti, questo vorrei che fosse chiaro. Combattiamo contro l'autonomia differenziata perché a me appare come una sorta di controrisorgimento, una rottura dell'unità nazionale, peraltro inutile, perché se si pensa di risolvere così i problemi della burocratizzazione dell'Italia si sbaglia. Ma combatto con altrettanta forza contro i rigurgiti di centralismo. Il PNR è un esempio classico della ottusità burocratica del nostro paese, di chi pensa di governare dai ministeri romani i territori. Chi ha questo in testa è un perfetto idiota, come dimostra il PNR. Pensi che in questi anni hanno pensato di governare dai ministeri romani i bandi per realizzare una scuola in Irpinia o nel Sannio. Facciamo fatica come regioni ad avere il quadro dei territori, figuriamoci. In questo momento vi sono per il PNR 5.700 stazioni appaltanti. Anche il mio condominio ha avuto finanziato un progetto del PNR, l'amministratore. Era una battuta, sto aspettando che facciano i lavori da qualche anno. Ma siamo ridotti a questo, siamo ridotti a questo. Quel piano che doveva rappresentare la svolta per lo sviluppo dell'Italia è diventato un pollaio, una distribuzione di risorse a pioggia assolutamente inutile. E quindi se anche la Banca d'Italia riconosce che andremo a sbattere contro un muro di cemento armato, non può che farmi piacere. Nel frattempo continuo a rilevare che abbiamo più di 20 miliardi di euro bloccati dal ministro Fitto perché sono risorse destinate al Sud e quindi allegramente stanno condannando a morte il Sud.